tanti gli amici, ma anche le persone comuni, venute a dare l'ultimo saluto a Marina Ripa di Meana. Una donna coraggiosa, anticonformista, che ha lasciato dietro di sé tantissimi ricordi di vita. Una volta che siamo andati insieme a teatro, lei aveva un cappello davvero molto voluminoso, era seduta in prima fila e quelli che stavano dietro non riuscivano a vedere. Allora gli hanno chiesto: signora, può togliersi il cappello che dobbiamo vedere lo spettacolo? E lei si girò dicendo: ma già il mio cappello è uno spettacolo, si accontenti di questo. Marina era questa. Era un'installazione vivente, d'arte proprio, era una persona abbastanza unica. Era una donna intelligente, una donna ironica, vivace, è stata molto drastica nelle sue scelte, era molto avanti. Quasi tutti i giorni veniva da me, ma proprio a fare terapia, non i capelli erano una scusa. Mi mancherà le sue urla, quella voce da gallina strozzata che io dicevo in faccia naturalmente. Stavamo a Caracas a girare il suo film Cattive ragazze e in scena con questo attore, non mi ricordo più il nome, e lui aveva un box rosso, arancione, e lei si è incacchiata: ma come è possibile? Il box si perde col muro, con lo sfondo. E c'era la sarta che: donna Marina, ma noi non abbiamo altri. Ma non me ne frega niente! Voi che box avete? Se mi ha fatto spogliare il registro, l'operatore, per scegliere il box. La mutanda giusta. Cosa ti ha insegnato? Di sorridere, di sdrammatizzare anche nei momenti più bui. E io sorrido adesso. Grazie Marina.